Allora, sì, parliamo di due impianti che casualmente sono anche ubicati come richiesta fatta al VIA sulla stessa particella. Una particella che grava in una parte del territorio comunale, e soprattutto del PRG, quale zona agricola. Mentre la prima attività, parliamo della prima attività, quella del recupero delle materie plastiche e specificamente delle manichette e dei teli agricoli, è un'attività compatibile con la natura agricola del terreno. Oltretutto non emetterà gas o sostanze in atmosfera, verrà tutto fatto a ciclo chiuso, quindi si tratta di un riciclo utile all'ambiente, in quanto spesso vediamo abbandonate e nei piani palentini e a Fucino soprattutto queste masse di plastica informiche, spesso anche nei canali, nei fossati, vengono abbandonate. Quindi in quel caso, dai confronti avuti con l'ufficio tecnico e con l'ufficio VIA, diciamo, da parte dell'amministrazione non c'è nessuna preclusione, ma non è l'amministrazione che va ad autorizzare o meno questo tipo di impianti. Per quanto riguarda il secondo impianto, quello di produzione di biogas, cozza con, oltre alla natura ambientale del sito, quindi oltre alla No, no, scusate, non alla natura ambientale, oltre alla natura urbanistica del sito, quindi area prettamente agricola, esclusivamente agricola, due sentenze del Consiglio di Stato decretano che non è possibile installare tali tipi di impianti presso zone agricole, e questo noi abbiamo fatto 2 settimane fa obiezione, comunicazione all'ufficio VIA della Regione Abruzzo. Soprattutto andrebbero in variante al piano. Da riunione di maggioranza che abbiamo fatto, siamo 11 consiglieri, tutti gli 11 consiglieri non hanno apprezzato questo tipo di impianto, quindi rassicuriamo la nostra popolazione che, per quanto riguarda la pubblica amministrazione, la nostra amministrazione si sta muovendo nella direzione di non autorizzare, di tutelare l'ambiente del nostro territorio.